Buonasera gente di Acquisti su Trove. Mi sono comprato lo Shadow Hunter e lo personalizzo così. Così. Dio. Sì. Shadow Hunters. Via, si va a sbloccare qualche cosa. Guardiamo come si comporta sto personaggio. Perché c'è un punto esclamativo sto? Ah, senza lag si gioca bene. L'attacco base era questo. Perché quello c'era un punto esclamativo? Bah. Allora, guardiamo le prime due caratteristiche. Questa è la passiva. No. Oh, guarda chi c'è. Incrementa i danni. Non so cosa vuol dire. E questo blocca il caricamento. Ora si prova. Perfetto, livellato a livello 6. Allora, questo è l'attacco base. Una serie di attacchi normalissimi. L'attacco secondario è un attacco caricato. Boom. Fa parecchi danni. Poi la prima speciale lancia questo aggeggio. Ora lo fa vedere. Ah, che esplode. Esplode e stun. Interessante. E lascia maschere. L'ulti non so cosa sia. Ha un potenziamento forse. Controlliamo. Ah, stunna i nemici per 2 secondi. E l'ulti applica Shadow Mark ai nemici. E il prossimo attacco Radiant Arrow, cioè l'attacco diciamo col mouse destro, aumenta i danni. Perfetto, sì, quindi è single target. Non mi garba un granché questo personaggio. Anche questo è livello 6. E la fatina. C'è anche Lord Dark. LOL. Se volete usare qualche classe a distanza, usate sicuramente questa. Molto, molto più divertente rispetto. Se l'hanno fatto, sì. Rispetto. Almeno a me mi garba di più rispetto a un Gunslinger o a quelle che avevo prima. Shadow Hunter che veramente, veramente. Almeno a me non mi garba. Questo almeno ti diverte un po'. Andiamo a vedere come funziona. Allora. Attacco base, vabbè, si è detto fa danni. Poi tecnicamente con. Oh, scontro fa fatine. Questa è una guerra civile. Ah, venite qua. Penso che quando. A parte questi sono da distanza, quindi. Ta 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 ta. Quindi non è che vi dovete stare a rompere i coglioni più di tanto. Andiamo a vedere se si trova. Eccolo. Qualche cosa da vicino. Che vi attacca. Se vi attaccano da vicino, tirate la speciale. Oh, sto per morire. Tirate la speciale che ributta lontano e voi continuate ad attaccare. Vi teletrasportate alle spalle e boom. È divertente, grandissimo. Attaccate, loro non se ne accorgono, attaccano la vostra copia. E voi lo schioppate tranquillamente. Sì. Molto divertente così. Molto, molto più. Perché tanto quando create la vostra copia non vi consuma mana. Quindi. Vedete? Ah, 3 se ne può fare? No, questo ve lo consuma mana allora, sì. Sì, ho detto una cazzata, scusate. Vediamo se c'è qualche drop interessante. Sbagliato bottone. Niente.
Magic Damage, vita e stabilità. Ti leva il comeback e l'attacco, viene. Mi importa assai. Quindi fa. Ah, fa danni magici, quindi va benissimo questo pet. Mio Dio, mi sto strozzando. Qualche anellina non farebbe male. Esatto. Perfetto, gente, quindi questa puntata finisce qui. Ci vediamo alla prossima. Se c'è il Gunslinger, anche il Gunslinger non è che sia brutto. Andiamo a trovare un boss. Gunslinger fa questi attacchi dalla distanza. Tum 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 tum. Sì. Carica il colpo col destro. Cazzo è successo? Lag, lag, lag. Si è impallato. Vediamo se ce l'ho fatta a. Ah, vedete, col destro si carica il colpo. Ora al massimo. Boom! E fa un bordello di danni. La sua prima speciale che. Ah, si tira in aria e poi scende al rallentatore. Però secondo me è ancora sempre più divertente. Si tira in aria e poi voi le ammazzate. Sempre meglio quell'altro, secondo me. E l'ultimo mi sembra vi fa diventare più veloci e sparare più veloce e basta. Forse fa qualche danno in più, ma. Ascende sempre al rallentatore lui? Quando spara? No, 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 ho detto una cazzata. Vedete lanciare in aria così e poi boom. Perfetto, gente, questi erano quelli la maggior parte, se non tutti. Sì, poi c'è l'Ice Sage. Anche questo non è male, eh. Questo però è dalla media distanza, non è proprio dalla distanza. Quindi, gente, questa puntata finisce qui, ci vediamo alla prossima. Buona!